Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi. Con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper. Allora ragazzi miei, nello scorso episodio siamo stati in casa di ehm, Priscilla e di Alessandro E oggi invece siamo qui dalla nostra mitica Lucilla ragazzi Perché ehm, sta preparando la cena ed ha invitato un ospite Chi sarà? Ma è arrivato l'ospite? Ma chi è lei scusi? Ma chi la conosce? Con tutto il bene, N non è lei l'ospite Ma lei chi è? Sara Rizzo, giovane adulta? Non no, non è lei non è lei l'ospite, ragazzi, non è ancora arrivato l'ospite. Quindi finisci di preparare la cena al tuo chili di verdure, tesoro. Anche perché hai uh, una certa fame. E vorrei, azioni, formare un gruppo. Eccolo qua l'ospite, ragazzi, Wolfgang Munch, il caro Wolfino. Perché, ragazzi miei, sì, la nostra uh, ha una relazione con il caro Wolfgang. Eh avete visto la barra no ragazzi non è difficile da intuire Però diciamo che la loro ammazza già ti sei accomodato tesoro che bello Che stai facendo? Ah la tv è qui mamma mia ragazzi non la vedevo Ok bene ehm, Diciamo che mh, tuttavia la loro è una relazione un po' particolare Allora prima di tutto chiedi di vedere l'abito uh, quotidiano Vai Benvenuto, sono veramente felice di vederti. Ma vuoi dare a me il giubbatto? Ah, sì, certo, prendi. Ok, va bene, insomma, abbiamo capito. E come potete vedere, ragazzi, loro in realtà sono una coppia. Vedete, cioè, vanno d'amore e d'accordo. Non, non sono persone. Anzitutto, vi faccio notare il cambio look di Wolfgang. Cioè, se non è ora un gran figo, ragazzi, uh, boh, uh, cioè veramente mi piace tantissimo. Io l'ho sistemato perché prima, ammettiamolo, non si poteva guardare, e ora invece è veramente un gran bel. Fermi tutti questi fumetti, è un gran bel ragazzo. Però, eh, vedete, um, tra loro diciamo che la relazione in sé per sé è ottima, va benissimo, però c'è un problema. Nel senso che i nostri. Eh, sono, immaginiamo due anni che stanno insieme ormai. E il problema che più pesa è proprio questo che sta, no? Esponendo ora la nostra Lucilla, ce la sta dicendo: Io non voglio continuare a prendere le mosche, non voglio più perdere tempo a prendere mosche. Lui, senti, ti prego, è stata una dura giornata. Non facciamo sempre questi discorsi che poi portano solo pioggia. Sei un discorotto ormai, va bene. Non parliamo d'altro. Eccola lì, no, non mentirli sulla carriera, tesoro. Io l'ho capito questo, ma veramente sembra uno scherzo se lo racconto a qualcuno. Ma io non capisco perché devi raccontarlo a qualcuno, cioè, stiamo così bene? Mm, perché devi raccontarlo? Dai, veramente, siamo discorrotto, non vogliamo mangiare. Lei va bene, dai, prendiamo una porzione. Non, non dobbiamo avere giorni di pioggia, cioè dobbiamo cercare di essere, di essere sereni, non credi? E lei ragazzi, ecco, no? Come dire, di passare sopra con una motocicletta. <ride> va bene tesoro, ok? Perché ragazzi, invita a restare per la notte. Eh, questo passo è veramente grandioso. Buonissimo, sei una cosa straordinaria. Sì, senti, ma... Quindi stasera cosa fai? Rimani a dormire da me? E lui? Beh, mi sembra un'ottima idea, no? Anche perché fuori fa freddo, insomma, non mi manderai via così. Allora... Ebbene sì, ragazzi, avete visto bene qual è il problema? Che i nostri non hanno mai affrontato la questione intimità. Cioè, il caro Wolfgang, no, per carità, cioè è stata una scelta di Lusilla eh, andarci con i piedi di piombo, ragazzi. Ok? A lei non è questo il problema. Lei non vuole concedersi. Uh, finché non sarà sicura comunque che lui voglia fare un passo importante con lei. E lei condividerà le insicurezze a questo punto. Che è qua. Chiacchiera, vabbè. Bando. Cerca di capirmi, cioè tu non vuoi trasferirti qui. Sono due anni che stiamo insieme e continui a rimandare. È stressante questo per me. Va bene, ma cioè, stiamo tanto bene così. Ebbene, sì, ragazzi, questo è il problema. Cioè, lei vorrebbe... Sistemarsi, sposarsi, iniziare a convivere, no? E lui invece, ragazzi, sta bene con lei, no? Ma non, non sembra voler fare quel passo in più E la cosa, insomma, la, la preoccupa un pochino Perché, eh, ragazzi, cioè, nel senso Quello che lei si domanda è Come fa un ragazzo così bello, affascinante, no? Ehm... Sono due anni che stiamo insieme. Non solo a non desiderare qualcosa di più dal punto di vista. Ecco, non tanto del matrimonio, quanto magari della convivenza. Ma da quello fisico, ragazzi. Ora immaginiamo che ovviamente baciare si sono baciati. Ecco, questo magari. Eh, non, non lo consideriamo. Però, lei è questo comunque che, che la assilla è questo pensiero. Allora, magari chiedi della carriera del tipo allora. Hai qualcosa da raccontarmi per quanto riguarda la carriera? Cioè, come, come va? E lui? Ma tutto bene. <ride> di sicuro non posso godere di questi manicaretti quando sono in centrale. Eh sì, perché lui è un poliziotto, ragazzi, eh? Sembra allucinante, ma, ma sì. Comunque la centrale è pulita, quindi insomma mi trovo bene. Sai, sono molto, molto stanco. E lei ti prego. Con gli amici a giocare a baseball ci vai. Eh, però quando vieni qua da me sei sempre tanto tanto stanco. Eh, ragazzi, che è? Perché non puoi ripulire? Ma sei ubriaca, tesoro? Ripulisci? Eh, e eh, buonanotte, eh? Buonanotte, qui ci penso io, vai. Ora, ragazzi, io so già che nelle vostre menti. Già state pensando, eh, Wolfgang, se con lei non ci vuole stare, qualcosa mi puzza, so io perché, e starete già tutti pensando alla cosa più ovvia, perché è normale, no? Ma no, ragazzi, non è quello. Wolfgang non è gay. Ve lo dico proprio apertamente. Semplicemente, Wolfgang, ragazzi, è um, male comodità. Lui sa che qualora dovesse, Abbandonare casa sua per andare a, a convivere, non avrebbe più, ragazzi, tutte le comodità che ha a casa sua: cioè, a casa sua c'è mammina che si occupa di tutto, e eh, invece qui dovrebbe no contribuire. Quindi vai ad esercitarti, tesoro, perché lei ovviamente, vedendo che. Uh, per l'ennesima volta, quando, lui, quando lei ha cercato di affrontare un argomento no, serio eh, importante per lei, lui ha preso e si è messo a dormire. Ragazzi, ovviamente, altro che un blab girato, tesoro. Forza, hai la possibilità di acquisire una nuova abilità. Quindi, datti una mossa per piacere. Sei pulita, dai, vieni qua. Ti rimane pochissimo tempo. E quindi, la nostra ragazzi, che nella mia testolina, vedete, lavora no? nelle discoteche diciamo sta qui e si esercita ma sei proprio figa tesoro lasciatelo dire si sì, lei ama la musica ragazzi però non volevo fare lei non la, non la vedevo come una violinista o come chitarrista no tasterista no lei, la immaginavo ecco una ragazza che Fala DJ. Mi piaceva questa idea, fatemi sapere se piace anche a voi. E quindi sì, lei sta un po', ragazzi, non con il plum Bob girato, ma di più. Non riesce a capire perché Wolfgang uh, sia così ostinato, cioè nel senso per lei, sì, lei capisce, indubbiamente capisce che lui non avrebbe, stando con lei, tutte le comodità che può avere a casa sua. Però, nella testa comunque della nostra Lucilla, se lui è innamorato, ragazzi, eh, lui dovrebbe farlo questo passo. Quindi, un po' si cercherà di rilassarsi con la musica, almeno fino, a, ecco, a che c'è la possibilità di sviluppare l'abilità. Quindi, cerchiamo di, ecco, da non ripetere, vabbè, pazienza. Dopodiché, ecco, inizia a piovere, la nostra, secondo me, ispirata, perché è ispirata, verrà qui e lo sveglierà. Eh, bello mio, eh, voglio dire... Te la sei cercata pure tu. Eh, fallo, un passo avanti, bello di casa. Tutti i mammoni, ragazzi, che dobbiamo farci? Allora... Wolf Wolfgang, ti prego, svegliati, io ho bisogno di parlarti adesso. E lui si può sapere che c'è... Beh, non c'è bisogno però che ti metti la giacca, tesoro, santo cielo. Um, e secondo me lei, ragazzi... Non tanto parlare quanto stuzzicarlo. Quindi immaginiamo che non sia un primo bacio, ovviamente. Anche se lo è, ma che dolci ragazzi. Vedete lui, no? Non se l'aspetta. Cioè lei lo va, cerca di stuzzicare, fra virgolette, però ti prego, non ti posso vedere in casa con il giubbotto. Quindi chiedi di vedere l'abito um, quotidiano. Lei cercherà, ragazzi, di no, invogliarlo, cioè di dirgli: non riesce a capire che potremmo avere anche una nostra intimità? Se solo. Lei non è, ragazzi, che vuole per forza sposarsi, ci tengo a dire questa cosa. Cioè, lei vorrebbe vedere da parte di, di Wolfgang un passo avanti. Potrebbe essere una convivenza, potrebbe essere il matrimonio. Certo, lei vorrebbe sposarsi, obiettivamente, però. Ehm. Um, Ecco, no, bacio suave no, però sussurra seducentemente... Sì, vabbè, scambiano il mio telefono, buonanotte tesoro mio, ma che non lo vedi? Ehm... di abbordaggio audace... No? Tipo, guarda, guarda... Per esempio, ti ho mandato le foto, guarda che... Che camera da letto bellissima! E insomma, poi anche che location bellissima ho trovato per le nostre nozze, volendo! Se solo tu cedessi un pochino e capissi che insomma, no... È importante per me. Lui, ma certo tesoro che lo capisco. E allora ti prego, non capisci che potremmo fare follie insieme se solo io vedessi da parte tua un impegno maggiore? Eh? Eh? Eh, e lui ragazzi, ehm, la faccia è questa, cioè... Olè, ma che bella sta faccia, no Wolfgang, ti prego. E lui, ma... Certo che lo capisco. E sei una persona bella, pulita dentro, però che devo fare se ancora non me la sento? Insomma, capisci? Cioè, mh, non è mica facile come dipingere un quadro. Guarda, che dipingere un quadro non è che sia proprio così semplice. Ho capito, ma dovresti solo caricare la tua auto e venire a vivere qui. Eh, cioè, adesso lei, no? Farà una conversazione profonda, con, come minimo, ragazzi, con lui. Perché vedete, lei vuole convivere con lui. Fai una conversazione profonda. Vedi, non ci vuole una scienza per capire che forse non mi ami abbastanza se non vuoi venire a vivere con me. Ti prego, non cominciare con queste storie. Lo sai che sei tutta la mia vita e che io non, non mi sento pronto. E lei lo accarezzerà e dirà, ma, ma scusami tesoro, ma non senti il bisogno di stare con me? Lo so, hai ragione, sono un lama. Mm. Sapevo che avrebbe portato a discorsi di pioggia, a discorsi tristi. Ma no, tesoro, tu non sei un lama, lo sai che io ti adoro. E lui vabbè, eh, ragazzi, ovviamente. Però lei, cioè, lo vuole si sì, stuzzicare no? Come per dirgli: vedi, se vieni a vivere qui possiamo avere una nostra intimità, io mi concederò. Insomma, cioè, cerca in un certo qual modo, ragazzi, no? Di fargli vedere anche il lato. Non solo i lati negativi. Cioè, nel senso. Ovviamente lei ha messo bene in chiaro il fatto che se lui a casa sua ha, ha la mamma che fa tutto. Andando a vivere. Cioè, venendo a vivere qui non sarebbe ovvio. Ovviamente la stessa cosa, ragazzi, dovrebbe darsi da fare. Però sta cercando di mostrargli non solo l'aspetto, fra virgolette, più negativo, ma anche quello più positivo. Dai, cala la maschera, per favore. Io ho bisogno di saperlo. Conviviamo o no? Prima o poi andremo a convivere, ti prego. Bisogna sempre. Non voglio che scoppi una guerra fra noi due. Eh, per te è così facile, dovrei solo caricare la macchina e venire a vivere qui. Ma per me non è così semplice. Puoi capirmi? Io ti capisco. Ti ripeto. Non è facile come dipingere, capisci? Lo so, mi sento un secchio dell'immondizia, un'immondizia un proprio. No, non è vero, ora non fare questi discorsi da lama. Lo so, ma tu ti aspetti così tanto da me, e io non riesco, almeno non ancora, eh, certo, siccome sì, no. E questa storia ormai è un disco rotto. Cioè, mi lasci sempre come una statua perché poi ci rimango male, capisci? Lei ho capito, ma quando arriverà un po' di sole anche per noi? Ma rimango a, a dormire qui, non ti basta? Eh? Non ti basta che io sia presente tutti i giorni? Senti, non voglio l'ennesima bidonata. Dimmi cosa c'è di diverso fra il dormire qui e il vivere qui, eh? Perché devi buttarti l'immondizia da solo invece che te la butta tua madre? Ti prego non mettere in mezzo mia madre adesso, Lucilla. Non c'entra niente. Sono io, io che voglio queste comodità. Ah, quindi buttare l'immondizia da solo non vale la pena di venire a vivere con me? Eh? Con il tuo disco rotto? È questo che stai dicendo? Ti prego, tu sei una ragazza per bene, molto pulita, insomma, ordinata, precisa. E ti ripeto, lo so, mi sento un lama a dirti queste cose, però... Oh, ti prego, è un copione scritto riscritto al tuo, dici sempre solo le stesse cose. Non vuoi che scoppi una guerra, ma non fai niente per evitarlo. Eh, ragazzi, io non voglio... Tu secondo me vuoi prendere mosche, ma non è vero, non voglio perdere il mio tempo a prendere mosche, però... Lo vedi? Eh? Poi diventi come una statua. Io voglio che ti trasferisci, va bene? Voglio un passo avanti da parte tua. Voglio veramente andare a vivere insieme. È questo che voglio. O il matrimonio o la convivenza, decidi tu. Eh. Padam. Eh, ragazzo mio. Quando, no par Quando partono gli ultimatum, non è mai proprio una bella cosa. E lui. Va bene. Ti trasferisci quindi? È questo che stai dicendo, Rosa mia, sto dicendo che va bene, cercherò di eh, velocizzare le cose, ok? Va bene questo per te? Farò di tutto, giuro. Mm, inizierò a pensarci davvero seriamente. Eh, non è proprio quello che lei voleva sentirsi dire, ragazzi, però lei è follemente innamorata di Wolfgang. Io ho immaginato che vi ricordate quella volta, la primissima volta che lei lo ha incontrato? Loro erano in piscina, ragazzi. E lei lo ha visto. È, è stato un colpo di fulmine. Quindi io immagino comunque che poi hanno trascorso parte anche dell'adolescenza insieme. Eh, si sono frequentati ragazzi, si sono amati da subito. E quindi per lei non è facile dire va bene, ok. Stai ancora tentennando. Allora ciao, statene a casa tua e tanti saluti. Perché lei è veramente, veramente innamorata di lui, ragazzi. Guardatela, guardate che bella che è, ragazzi. Perché veramente, secondo me, Lusilla. È un po'... Mh, rispetto alle sue sorelle forse è stata quella un po' più... Diciamo trascurata da questo punto di vista Ma è stupenda anche lei ragazzi Io la adoro veramente tanto Anzi vi dirò che in tutta onestà dal mio punto di vista ehm, Miltilla e Lucilla sono in assoluto le più belle Ditemi voi cosa ne pensate eh, Non mi dispiace nemmeno Domitilla Perché Domitilla ha un, un viso più dolce secondo me di Priscilla Prescilla è proprio tutta, ragazzi, è tutta Arun, quindi voglio dire, Arun e il suo musetto da cavallo, ragazzi, diciamocelo. Vedi, non deve scoppiare una guerra fra di noi. Su, sei così dolce, sei il mio adorabile muffin. Va bene, to, guarda, è sbucato all'improvviso il vischio, facciamo pace? Sì, vabbè, ragazzi, abbiamo capito. Comunque, la nostra, insomma, no, ehm, diciamo che... Si è addolcita un pochino però eh, non ha intenzione di cedere, lui cerca, ha cercato, ragazze, più di una volta. Piuttosto vogliamo parlare invece del discorso che preme a me. Eh? O vuoi salire su un aereo e far finta che non esista il problema? Ed è quello, ragazzi, perché lui in questi due anni, ragazzi, più di una volta, ovviamente, ha tentato di, di sedurla, di convincerla, insomma, a fare quel passo. A fichificheggiare, però la nostra è stata irremovibile, cioè lei um, non vuole concedersi finché non vedrà, ragazzi, che il nostro farà un passo importante. Oh, Ma guarda, neanche se mi pagano, fino a che tu non deciderai di non perdere più tempo a prendere mosche e a trasferirti qui o a sposarmi, è sempre la stessa musica. E tu sei un bambino, porti ancora il pannolino e bisogna che mamma te lo cambi, va bene, ok? Se abbiamo capito. Quindi la nostra è abbastanza seccata. Secondo me... Um, io immagino dov'è. Ecco, innanzitutto perché c'è sti cosi. Ma che è sta roba qua? Sia di qualcuno sta roba. Va bene, ok, mi fa tanto piacere. Secondo me scriverà nel diario. Perché io la vedo, ragazzi. Una persona... No, 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 qui però. Seduta qui. Siediti qui. Chiusa in camera. Scrivere nel diario, tesoro, dove cappero ti sei cacciata? Qui. No, tesoro, non dovevi scrivere lì. Ma perché ti sei messa qua? No, no, allora, tesoro, per favore. Eccola lì. No, tesoro. Prendi sto coso, perfetto. Vieni qui. Oh, ma mai una volta che fanno quello che uno gli dice, eh, raga. Eh, prendi il tuo bellissimo diario. Dove sta il tuo diario? Ragazzi, è una tragedia qua. Qua. Scrivi nel diario, ma ti siedi qui, per favore. Siediti qui. Puoi farcela. Sento che puoi. Guarda qui, lì, sulla poltrona. No, niente, ragazzi. Non ce la fa. Non ce la fa. Lei si deve sedere lì. Vero? Proprio lì. Vabbè. E immaginiamo che è un po' imbronciata e lui lo sa. No? Certo, io sono il disco rotto, giusto? Lui sa che quando lei scrive nel diario, ragazzi, è perché sta col Plumbob, plumbob scusate, è girato, quindi spegni sta cosa. Eh? Mi sento ferita, tradita. Non capisco perché... A volte vorrei andare, scappare via su un'isola. Ecco, lasciare tutto e tutti e fregarmene. Ma non ci riesco, caro diario, sono così sensibile E non capisco perché lui non voglia fare un passo in avanti con me Sono due anni che stiamo insieme, cosa aspetta che diventiamo vecchi? Eh, beh, in effetti, tesoro, anzi, fammi vedere un po' Eh, cioè, ragazzi, è vero che abbiamo allungato di parecchio, però Eh, sì, ragazzi, lei soffre veramente tanto di questa... Eh, certo, ha la mamma a casa che gli prepara ancora il minestrone oh, quella donna è peggio del mostro di Loch Ness Ma cosa c'entra povera Cristal Non c'entra niente lei Oh è lui il mammone Anzi o meglio più che mammone lui è comodo ragazzi È un... Molto molto comodo Quindi lui si è rimesso a dormire E lei ragazzi a questo punto piuttosto infuriata Dopo aver uh, scritto nel suo diario Ecco tesoro riprenditi il diario va Difficile Bene ok lo prendo io eh, nasconderà il suo diario qui, quindi nascondi il diario e dormirà. Vai, vai, ora che non può vederti, tesoro, vai. Eh, lei, ragazzi, ci rimane veramente tanto male, ma proprio tanto perché. Guardate, si sono toccati nel sonno. Come se si fossero presi per mano, cioè, loro si amano veramente tanto. Soltanto che Wolfgang è così, ragazzi, e non vuole. Ehm, non cede da tutto questo punto di vista, non cede. Loro sono due anni che vanno avanti così. Ora, lei poteva capire all'inizio quando, comunque, sapete, uno non si conosce ancora tanto, non c'è ancora tanta confidenza, tanta intimità. Anche dal punto di vista, ragazzi, semplicemente del, dell'imparare a conoscersi, no? Però, eh, voglio dire, ora lei ha un lavoro, lui ha un lavoro, mh, non capisce proprio cosa stanno aspettando, guardate veramente, cioè, e nonostante lui sia così, eh, perché non ho cambiato i tratti, lui è pessimista, è perfido e instabile, ecco perché tesoro mio, ti stai pure a lamentare, voglio dire, come minimo, anzi, ma chi te lo fa fare, io non me lo, non me lo piglierei neanche per, per scherzo, però vabbè, e lei ragazzi, nonostante i difetti, ci passa sopra, che, che vi devo dire? E probabilmente, ragazzi, lui ha bisogno che accada qualcosa nella sua vita, nella loro vita. Perché secondo me, ragazzi, in realtà, il caro Wolf Wolfgang, come avete potuto vedere, non è cambiato. È rimasto lo stesso di quando era un po' adolescente, quindi posso capire il pessimismo, ok, però perfido e instabile, ragazzi. Insomma, no? Quindi secondo me, lui in realtà... È come se mh, più che altro il ragazzo è bloccato dal fatto che è molto infantile, secondo me. È un tipo veramente molto infantile, questo lo tiene sempre fermo e, come dicevo poco fa, secondo me dovrebbe accadere qualcosa che porti un po' il nostro Wolfgang, diciamo, a evolversi, insieme a che è un Pokémon, no, eh, a migliorare se stesso. E quindi chissà, ragazzi, se accadrà questo qualcosa o meno. O se Wolfgang magari alla fine cederà, come dire, per sfinimento. Io non so. Lei, eh, secondo me, è fiduciosa. Vedete? Um, secondo me sta sognando. Prima o poi si butterà. Prima o poi deciderà di fare questo passo. Secondo voi, ragazzi, Wolfgang farà mai questo passo? Mm? Andrà mai a convivere o si sposerà mai con Lucilla? Hanno un futuro questi due secondo voi come coppia oppure no? Chi lo sa, ragazzi, chi lo sa? Io non mi esprimo, ho dei progetti ovviamente per loro, però ancora non mi esprimo. E io direi che con questa, io volevo introdurvi, no, alla vita della nostra cara eh, Lucilla. E direi che con questa piccola introduzione, per farvi un po' capire com'è eh, la sua vita, diciamo, direi ragazzi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Eh, la vita di Lucilla non è così semplice. Come potete vedere, ogni Cooper, e parlo delle figlie, quindi comunque di Priscilla, di Lucilla, di, Do di Domitilla e di Mirtilla. ognuna di loro ragazzi ha i suoi bei problemi. Magari... Non lo danno a vedere. Ho saputo che c'è un personaggio famoso a Lunch Bar. Vuoi andare a dare un'occhiata? No, tesoro, grazie. Ehm, magari non lo vogliono dar, dar a vedere, ecco. Per esempio, pensiamo a Priscilla ed Alessandro. Loro sono una coppia sempre sorridente, eh, sempre apparentemente molto unita. Tengono ben ehm, riservate comunque. Riservati i loro problemi. A parte Alessandro che chiama la madre e vabbè. Però cioè Priscilla non si azzarderebbe mai, per esempio, a chiamare sua madre e a dirle "Guarda mamma, io ho questi problemi, eh, c'è questa situazione, un po' ragazzi anche perché comunque lei sta con un alberghini e quindi deve come posso dire, no? È pure preoccupata eh, del fatto che lei comunque deve mantenere una certa decenza, deve mantenere un, no? un, un determinato comportamento, un certo decoro, quindi mai lo farebbe. Anche Domitilla, Domitilla lo sappiamo perché vabbè, da quando era bambina abbiamo, abbiamo visto che ha avuto le sue difficoltà nell'affrontare poi le conseguenze mh, di tutta la sua situazione familiare. Però apparentemente non sembra una persona, diciamo, magari può sembrare timida, può sembrare una persona introversa, ma in realtà è veramente ragazzi una persona molto molto ferita, molto insicura, è, come potete vedere ragazzi anche, anche Lucilla non si direbbe sempre col sorriso sorridente, gentile e carina, però in realtà ragazzi eh, sono due anni che magari non proprio due anni, però immaginiamo ecco la devo proprio andare, lui se ne va che lei sta ancora dormendo, anzi no l'ha svegliata almeno, guarda ora io vado sì, certo, vai, non sia mai che tua madre poi si preoccupa per il suo bambino, ecco, eh, queste battute, vabbè, ok E eh, quindi, ragazzi, tu canta sotto la doccia, tesoro, che ne hai bisogno, così ti passa E quindi sì, ognuno ha le sue difficoltà qui, non è facile E Mirtilla, ragazzi, nel prossimo episodio andremo a trovare Mirtilla Secondo voi, Mirtilla, se la cava meglio rispetto alle sue sorelle, ragazzi, o sta inguagliata e incasinata anche lei proprio come loro? Fatemelo sapere perché sono curiosissima di sapere cosa ne pensate. Quindi ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, nonché anche le mie playlist, ma soprattutto i link ai canali di miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, andate in tutti i loro canali ragazzi, iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente, ma veramente la pena. Mi raccomando. E soprattutto campanelline sempre attive, ragazzi, perché solo in questo modo attivando eh, appunto le campanelline vi arriverà una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video nel suo canale. Quindi non rischierete mai di perdere i contenuti. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando. Quindi che dire fatemi sapere cosa ne pensate di questa coppia ragazzi Come andrà a finire secondo voi Cosa vi immaginate Cosa potrà accadere Insomma oppure cosa dovrebbe fare Lucilla Se, se dovesse darle un consiglio uh, Cosa consigliereste Sono curiosa Immaginiamo no uh, Eccola lì non riesco a smettere di pensare a te Ti va un appuntamento a pranzo qui uh, Tesoro Boh vabbè mm, Chissà magari vuole parlarle ragazzi chi lo sa? Quindi, io vi auguro, ragazzi, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Simmers. E non...